Questa mattina siamo al comune di Gaeta, esattamente negli uffici dell'anagrafe, per presentare un'iniziativa a nostro avviso davvero importante. Con noi abbiamo Gianna Conte, consigliere comunale, presidente della commissione cultura, assieme a un altro ospite che ci presenterà direttamente Gianna. Sì, noi abbiamo qui il medico Bartolucci Moreno, che viene dall'ASL di Frosinone e attiveremo oggi un primo corso di formazione dedicato alla scelta per la donazione degli organi. Tutto questo percorso parte da un progetto che è un progetto di una scelta in comune, attivato da alcuni comuni nella provincia di Latina e tra i primi anche il nostro, il comune di Gaeta. Il nostro intento è quello di sensibilizzare e soprattutto informare i nostri cittadini dell'importante scelta che si può operare nel momento in cui si farà la carta d'identità, la scelta di donare i propri organi, un dono prezioso che può salvare tante persone, comprese anche noi, quindi donatori, ma in realtà possiamo essere anche noi, possiamo ricevere questo direi veramente questo dono prezioso. I medici dell'ASL, ora passo subito la parola al nostro medico, farà formazione ai nostri dipendenti dell'anagrafe, ma in realtà a tutto il nostro ufficio, che con grande devo dire con grande gioia hanno accolto anche chi non è in realtà allo sportello, parteciperà a questo corso. Passo la parola e ringrazio il dottor Moreno. Grazie, io ringrazio l'assessore. Veniamo qua con molta disponibilità e gioia a fare questo corso. Ci auguriamo di essere utili al comune di Gaeta e a tutta la cittadinanza, che dopo questa formazione avrà la possibilità, nell'atto del rinnovo della carta d'identità, di esprimere la propria volontà ad essere donatore oppure no di organi e tessuti. È una scelta importante che richiede sicuramente riflessione, in cui il personale dell'anagrafe, che sarà a contatto con il cittadino, avrà un ruolo predominante per quanto riguarda il futuro di questa nostra importante scelta di vita. Ecco dottore, nel pratico dunque, nel momento in cui si va a realizzare questa carta d'identità, come avviene questa scelta poi, insomma? Il cittadino, nell'atto del rinnovo della carta d'identità, tutti i cittadini maggiorenni al di sopra dei 18 anni, nell'atto del rinnovo della carta d'identità avranno la possibilità di tre opzioni: esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti, oppure non esprimerla e resta tutto così. Nel caso loro esprimono la volontà a esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti, il passo successivo può essere o un sì o un no, o un'opposizione. E quindi avrà queste tre possibilità il cittadino, che sarà obbligatorio con l'avvento della carta d'identità elettronica. Ecco, quanto è importante la sensibilizzazione? È importantissima, perché basti considerare che un donatore può ridare la vita o migliorare la qualità di vita ad almeno 5 persone se è un donatore di organi, ma soprattutto è importante anche per i tessuti, le cornee. C'è la possibilità di migliorare la qualità di vita di molti ragazzi affetti da patologia oculare, che riacquistano la vita grazie ad un atto generoso che è quello della donazione dei tessuti. Sappiamo che non tutti i comuni si sono attivati in questo senso, ed ecco che è molto importante, diciamo, quello che andate a cominciare anche qui questa mattina. Sì, questo è fondamentale, perché se il personale dell'anagrafe non è adeguatamente formato, non vi è la possibilità di partire
con la dichiarazione di volontà, sull'esprime sulla dichiarazione di volontà, e quindi i comuni non sono abilitati. Molto è preziosa questa iniziativa del comune di Caeta, che dopo questo periodo di formazione, a breve, con l'avvento della carta d'identità, darà la possibilità a tutti i suoi cittadini, nell'atto del rinnovo della carta d'identità, di potersi esprimere su un tema così importante. Allora io ringrazio il dottore, voglio chiudere con il consigliere comunale Gianna Conte. Allora, quali sono gli step in questo senso per la realizzazione di quando abbiamo appena spiegato, diciamo? Sì, oggi ecco, sarà una giornata formativa dedicata alla scelta appunto della donazione degli organi, e poi successivamente saranno attivati insieme al sistema della CIE tutti i meccanismi necessari per poter optare questa scelta attraverso naturalmente il sistema da remoto, e naturalmente i tempi tecnici poi richiesti per l'attivazione della scelta. E naturalmente in questo periodo, insieme al supporto anche dell'associazione AIDO, saranno attivate delle campagne proprio di sensibilizzazione in tal senso, in modo che tutti i cittadini possano essere informati e venire a conoscenza di questa importante scelta e dovere che dobbiamo esprimere in qualità di cittadini. Ultima cosa, volevo dire anche che in Italia, insieme alla Francia, ne parlavamo prima col dottor Moreno, Spagna, e alla Spagna, in primo paese al mondo, rientra tra i paesi che ha un maggior numero di trapianti in rapporto alla popolazione. Quindi questo è un buon risultato che l'Italia porta avanti, e noi come città e comune di Gaeta vogliamo rientrare in questo progetto. Bene, grazie a voi. Grazie a voi.